Cesare, sì? Dopo andiamo immediatamente col 26esimo carnevale. Sempre avanti. Bene, allora salutiamo tutto lo staff, tutto il comitato dei festeggiamenti del carnevale di Gorizia. Guarda qua, ho detto, ma chissà, filmeranno qualche bel personaggio, qualche bel gioiello, fai attenzione perché. Si filmano? Guarda, i gioielli! Le sorelle bandiera! Guarda lì con le loro gambate! Guarda che gambate che hanno, Cesare! E che cosciotte! Guarda che roba, guarda lì! Ci vediamo! I tre dell'Apocalisse, ci vediamo a Mo Falcone, cari amici! Perché a Mo Falcone questi sono il... Le drag queen di Mo Falcone! Eccole lì! E andiamo dalla moglie di D'Artagnan! Guardala lì un attimo, Cesare, guarda, guarda! Guarda. Mademoiselle D'Artagnan. D'Artagnan, eccola qua. La blonde. La blonde, sì, la blonde. Le parisienne. Eccola lì, guarda che piccola parisienne. Eccola, Coccinella. Anche la Moretta, salutiamo il gioiello. Ciao. Ecco, salutiamo dopo la famiglia. Dopo c'è la Fatina. E poi abbiamo il Corsaro Rosso. Abbiamo la figlia, ed eccoli qua. Salutiamo la signora Clara. Ecco, questo è Toro, Toro trasportato. E dopo vi faremo vedere, e qua c'è la scuola. Ecco, comincia. Attenzione, dopo questo giro, dopo questa festa bella... del bosco. Dopo questa bella carrellata ti faccio vedere la scuola delle orsoline. Attenzione, adesso guarda qua tutte le mamme, tutte quelle loro carrozzelle, qua. Andiamo un attimo, guarda quanti tattini, questo... guarda Cristina! Attenzione, non l'avevo vista al volo, attenzione. Cristina? Sì, guarda, guarda Cristina, guarda Cristina. Non è mia figlia, dimmi che scuola sei. Delle orsoline, no? Delle orsoline, ecco Cristina, io la chiamo l'espanica, Ispanica. Espanica. Bene, allora andiamo. Andiamo avanti. Vamos por la España. Vai, eccoli qua. Arriva España. Ascolta, gli ho detto, sono le orsoline, sì, mi ha detto. Sì. Bene, qua ci sono le mamme, ci sono i bambini, ci sono le suore, ci sta tantissima gente. Eccolo qua, eccolo qua. Ecco, questo è un travestito. Eccolo lì, guarda qua che bacio. Ecco, riceve il bacio. Oh, salutiamo la cameraman qua, la fotografa, signora Carla, eccoli, filmo subito il suo piccolino. La buelita. Eccolo qua, da cosa è vestito? Da Zorro? Da sceriffo, mi sembra. Benissimo, sì. Da sceriffo, benissimo, salutiamo i giudici. Questo assomigliava al sindaco di Medea, ma non sono sicuro se era lui. Come si chiama il sindaco di Medea? Si chiama Brandolin, mi sembra. Brandolin, ti dà qualche scheo? Sì. Sempre? No, comunque mi lasci a organizzare la corsa. Non è che tu sogni anche di notte questo personaggio, no. Te lo tieni bene, no? Sì. Bene. Non come gradisca, non lo so. No. Gradisca per niente. Evviva, no? Medea, basso gradisca. Ecco, e tu non dovresti esporti in quella maniera, perché dopo, guarda come che dormono, guarda, con tutta la musica, tranquillamente. Guardalo, il GT Service. Ah, giusto, sì, il nostro vicino di casa. Guardalo, è come si chiama quei messicani, peones, guardalo lì. Los peones. Bene, andiamo, guarda, dormono tranquillamente. Scusa, si chiama Bergamin. Bergamin, bravo Cesare, lui, eccoli qua, guarda, abbiamo Multieche, guarda la Svezia, Cesare, le mamme con i loro piccolini, andiamo avanti, e qua finalmente... Qui la corsa delle carrozzelle. Qua tanti. Cos'era, un baby boom di questo... A Gorizia quest'anno ci sono una marea di fioi, sai perché? Perché siamo in 33.000 e allora bisogna incrementare, è vero. E allora è via, guarda i gioielli. Io ho contribuito poco, a dire la verità. Tu decisamente di più. Io due. Comunque, tu Cesare tra poco ne farai sei, sì. Sette, come... Come i gol dell'Udinese. Eccoli, sette, i giocatori del basket, no Cesare? No, quelli sono cinque. Cinque, ma due di riserva. Va bene. Bene, andiamo avanti. Gol pirata! Quando i due arbitri giocano per una squadra sono sette. Guarda qua un'altra squadra. Verde vestiti, la natura in festa, Lumachi, Follette, Coccinelli, Fiori, Insetti e Gnomi. Ecco, questa è la scuola di Piazza del Fieno, che non mi viene in mente il nome. Sai Piazza del Fieno che c'è l'asilo infantile lì, che non sì. Mi ricordo bene. Saluta la Suor Doriana, la vedrai dopo, Suor Doriana, come vestita! Guarda i gioiellini, guarda che roba. Attenzione, adesso fai attenzione, Cesare. La scuola di Piazza Divisione Giulia, quella di fronte al liceo scientifico. Piazza del Fieno, lì sì. C'è questa scuola materna che non mi ricordo il nome. I vecchi goriziani dicono Plaza del Fenzi, ecco, perché una volta era ritrovo di chi portava il Fieno. Io me la ricordo Piazza del Fieno più che altro. Ecco. In sloveno, bene. Plaza Traunik. Benissimo, salutiamo anche gli amici della Slovenia, caro. Zivio, priate di Slovenie. Benissimo. Ecco, andiamo avanti. Gorizia Magazine. In televisia nazionale, ecco, nazionale da televisia. Benissimo, andiamo a guardare. Guarda che dentiera, Cesare, guarda lì, se te dà questo un era un alligatore.
Wally Gator, ti ricordi il... Sì, adesso fai attenzione, perché io sto cercando... Cartone animato. Sto cercando Suor Doriana, fai attenzione, adesso vado all'attacco. Eccola qua, Suor Doriana! Ah sì? Guardala, sì, è Suor Doriana! Smessa per un giorno gli abiti da suora, si veste da tartaruga. Guarda che fuga! Da Ranocchia! Un salutone! Ciao! Ecco la loro cappa dentro, dove la sua... E questa? Ecco, Sora Narita, la direttrice superiore della scuola lì di Piazza del Fieno. Okay, posso dire una cosa, che quella scuola lì, no? Sì. Infantile, il mangiare lo fanno direttamente le cuoche. Ah, noi, sì? Noi che ecco il trombettista! Praticamente noi che chiamano da fuori, sai che ti porto questo mangiare preconfezionato, no? Bensì preparato dalle cuoche. In loco! Perciò io, quando che tu fai figli, mi raccomando Cesare, portali lì. Perché tu sai che lì si mangia tranquillo, proprio mangiare casalingo, fatto bene. Direttamente. Cosa vuoi mangiare oggi, Cesare? Questa qui, vorrei mangiarmela con gli occhi. Ecco. La Cleopatra. Cesare, è che... Quale scegli, la mora o la bionda? Cesare ci aveva detto da dove venivano. E qua... E non si è sentito. E non si è sentito. E così non potremo andare a trovarla a casa sua. E io quasi quasi tornerei indietro. Ma no, Cesare. Andiamo avanti, Sempre avanti, Cesare. Sì, sempre avanti, vedi il ballo delle spade. Eccolo lì. Anzi, veramente dei corni. Benissimo, invece questo sai che carro è? Il carro del... Come si chiama, dell'anello? Il Tall Kid. Vediamo un po', conforto nel giornale sottostante. Vediamo il come gruppo di... Dell'anello del carro, come si chiama? Tolkien, la compagnia dell'anello, ispirato a Tolkien, bravo, con Frodo, avvolto sono? Nell'anello di Sméagol, di e dietro sono? L'occhio di Mordor, e il carro di Savonia di Zolzio. Benissimo, perfetto. Allora, andiamo avanti. Eccoli qua, invece, direttamente dall'Appemaia, dal Maia, dal Cile, da dove vengono, eccoli qua. Guarda direttamente, guarda il re, il principino. Che si rifanno agli Aztechi. Attenzione, questi invece lo so da dove vengono, Medeazza, Cesare. Medeazza sul Carso Triestino. Fai attenzione, guarda com'è che è. Questi sono l'Appemaia. Gli antichi Maia, popolo precolombiano, che aveva esteso il proprio regno su tutta l'America centrale, sull'attuale Messico, Guatemala, Belize, Costa Rica, Honduras. Sì. È benissimo, adesso ascolta un attimo. Attenzione che gli chiedo, ma com'è, tutti alti così? E anche El Salvador, mi mancava uno. Così alti sono Medeazza? A Medeazza gli ho detto, ma cosa, così alti come Cesare sono? Mi tocca fare... Anche di più. Guarda che alti, Cesare. Questo è 2 metri. Guarda, ma erano così alti lì in America? No, penso siano stati di piccola statura i Maya. Ecco, vedi, invece qua se li sono presi tutti alti. Guarda, era una mutazione genetica. Lì praticamente è andato qualche Triesti in quella zona. Guarda che alto, guardalo Cesare, guardalo. In effetti Massimiliano d'Asburgo è andato poi in Messico, anche se qualche centinaio di anni dopo. Sì, gli ho detto, siete come i Batussi, gli ho detto, Cesare. Siete come i Batussi! Guarda lì, guarda che ha... Per forza, gli altissimi neri. Guarda che alto, guarda lì, eccoli lì. E il Triestino da a meter qualcosa, hai capito? È andato a... Questa a popolazione, seminare. Sì, diciamo anche qualche cenno storico. Ecco, vai. Vediamo la piramide del Giaguaro. Sì, vai Cesare. Questa cenno. Popolazione precolombiana, assieme agli Inca, fu sterminata dagli conquistadori spagnoli, non soltanto nelle battaglie campali, ma soprattutto dalle malattie a loro sconosciute che gli europei portarono. Esatto, 20 milioni di quindi persone. Quindi si estinsero praticamente a causa, in qualche centinaio d'anni, a causa e della conquista degli spagnoli e delle malattie con cui vennero a contatto per l'uomo bianco. Guarda questo personaggio tranquillamente. Guarda questo è un canguro, sì, le cui origini arrivano invece dall'Australia e non dal Centro America.